Abbiamo fatto insieme la battaglia di Waterloo, di Solferino e di Magenta. Ciao a tutti ragazzi, qui Dario e benvenuti alla puntata numero 8 delle RDD News. Come potete vedere, oggi sono in modalità Rambo più degli altri giorni, perché tra università, lavoro e roba da doppiatori, molto probabilmente qualcuno si troverà presto con un machete conficcato nella testa. Ma andiamo avanti. Come sempre, qui accanto a me trovate le news di cui parleremo oggi, perciò non perdiamo altro tempo e via! Durante l'evento Night City Wire è stata annunciata una serie anime basata sul videogioco Cyberpunk 2077, che dovrebbe chiamarsi Cyberpunk Edgerunners. L'anime arriverà nel 2022 e sarà distribuito da Netflix. I creatori non hanno rilasciato particolari dichiarazioni, ma hanno detto di voler fare qualcosa che accontenti i fan del gioco e non solo. Secondo voi l'adattamento anime renderà giustizia al gioco? Commentate! Alcuni episodi di diverse serie TV sono stati censurati per contenuti razzisti, o comunque le serie stesse sono state accusate di ledere l'immagine di alcune categorie. Nello specifico parliamo di Scrubs. Nessuno mi tocca Scrubs. Avremmo voluto spiegare la faccenda più nel dettaglio, ma Shai di Breaking Italy si è già espresso in maniera fantastica sulla vicenda, quindi vi lasciamo il suo video in descrizione. C'è anche il caso di BoJack Horseman, in cui Alison Brie si è detta dispiaciuta per aver doppiato un personaggio vietnamita. A questo punto, citando Matteo Flora, meno male che la serie è finita, altrimenti il cavallo a chi lo facevano fare? C'è poi anche il caso Central Park, che approfondiremo nella prossima notizia. Per non parlare di South Park, i cui episodi su Maometto, peraltro mai usciti in Italia, sono stati rimossi da diverse piattaforme. Tenete proprio la capa per spartire il ricchio. Dicevamo di Central Park, la serie di Apple. Bene, la notizia è che la doppiatrice di Molly, Kristen Bell, non doppierà più il personaggio perché di etnia mista, mentre Kristen Bell, l'attrice, è bianca. L'interprete di Veronica Mars continuerà a lavorare allo show, ma in un ruolo diverso. E in Italia i bambini maschi verranno doppiati soltanto da maschi. No, vabbè, dai, sto scherzando. Per ora. Nuova doppiatrice anche per Missy in Big Mouth, che sarà un'attrice nera. No! Afroamerica. Dicolo. Vabbè, un'altra attrice, perché giustamente escludere una professionista sulla base del colore della sua pelle non è mai stato razzismo. No. Di questo passo finirà anche che una serie TV con personaggi di un'etnia particolare verranno doppiati da attori soltanto di quell'etnia, vero? No, ma quando mai è impossibile. Andate a cagare. Su Prime Video arriva la serie classica di Gundam con il primo storico doppiaggio. Quindi, niente ridoppiaggi o originale con sottotitoli. Un bel regalo sicuramente ai fan e ai puristi del doppiaggio, che potranno godere di una serie storica con un doppiaggio fatto davvero bene. Se siete contenti della notizia, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. E fatelo anche se non siete contenti. Prossima notizia. L'attore e doppiatore Troy Baker, interprete originale di Joel in The Last of Us, ha dichiarato di non voler riprendere il ruolo del personaggio nella serie prevista da HBO. Troy ha dichiarato che il personaggio gli ha dato già tutto quello che poteva. I fan, dal canto loro, vedrebbero benissimo Josh Brolin e, per certi aspetti, anche lo stesso Baker, che ha tuttavia detto di non esserne pienamente convinto. Chi lo farà, quindi? Se vi iscriverete al canale, lo scoprirete. Forse. Intanto vi invitiamo seriamente a recuperare la nostra live fatta con Lorenzo Scattorin, Beatrice Caggiula e Simone Savogin. Ve la lasciamo in scheda e in descrizione, così non vi potete sbagliare. E questo è tutto ragazzi, grazie mille a tutti per essere arrivati fin qui. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link che abbiamo consultato per scrivere la puntata e se andate di fretta potete seguirci su Instagram dove troverete la versione sintetica. Grazie mille a tutti e ci vediamo alla prossima. Ciao! Prevista una serie. Abbiamo fatto insieme la battaglia di Waterloo, di Solferino e di Magenta. Te l'ho messa un po' una merda.
Della Crist... mentre è... C'è una serie TV con personaggi etnici che verranno doppiati solo da persone. E magari adesso mi direte anche che c'è una serie TV con personaggi net. Affanculo. Io sboro, Fia. No. Il Veneto lo lascia a me. Oh, ho visto un ratone alla laguna. Durante l'evento Night City Wire è stata annunciata la lunghissima e personalizzabile di Cyberpunk. Durante l'evento Night City... City! 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 Ok. Oh tu, cara City Ben Ben, in velocità ci porterai. Hey tu, cara City Ben Ben, gioia e devozione ci darai. Ok, basta.